Apocalisse. E da poco terminata la conferenza stampa di presentazione del logo e delle nuove attività di Comitato Rivavena, siamo con Diego Arbizzona, pietra miliare diciamo, di questo comitato, e con i rappresentanti delle associazioni, Alessandro Dadare, presidente di Ascom, e Michele Siviero, presidente naturalmente di Artigiani. Allora, una grande emozione, perché passo dopo passo c'è sempre qualche cosa importante da cercare di raggiungere. Quest'anno, come vedete anche un po' da quello che è lo scenario, ci sarà con il progetto Ultra Venam, ci sarà la Marcigliana che arriverà in questa area sud della nostra Riva Vena. Diego. È un qualcosa di eccezionale, è un lavoro che dura da 6 anni, abbiamo avuto la possibilità con il direttore e artefice della Marcigliana Sandro Nordio di poter dare il nostro piccolo contributo, e abbiamo tanta voglia, abbiamo preparato abbastanza, ormai siamo alla fine e ospitiamo tante persone, sarà qualcosa di unico perché in Riva Vena non c'è mai stato, 32esima edizione, e ci siamo, Riva Vena comincia, speriamo che da qui si possa proseguire. E questo è un messaggio, è un dar vita a una zona dimenticata per troppo tempo, e al pari ora del centro del corso del popolo. Una zona che però ha dei colori straordinari, che di solito vengono immortalati da quelli che sono i pittori che arrivano anche da ogni angolo d'Europa per poter partecipare a quella che sarà la terza edizione quest'anno appunto del concorso di pittura. E Ascom è proprio tra gli artefici appunto principali, se non il principale in assoluto di questo aspetto, ma la sensazione, Alessandro, giusto per darti l'assist nella risposta, è quella che quest'anno probabilmente sarete maggiormente al fianco appunto di questa realtà. Beh, come sempre ci siamo, perché è giusto per arrivare a una zona della città come Riva Vena, che ce la ricordiamo tutti in passato, è fondamentale e importante per tutta la nostra città. Non dimentichiamoci che quando una zona della città è abbandonata, c'è solo delinquenza, c'è solo microcriminalità e degrado, quindi noi abbiamo solo partecipato economicamente alla estemporanea di pittura, ma è diventata ormai una tradizione. Io faccio i complimenti al Comitato Riva Vena, che sta facendo un lavoro eccellente. Quando sono partiti nessuno ci credeva e stanno avendo dei grossi risultati, ma sicuramente i risultati che verranno sono ancora maggiori. Quindi grazie a tutto il Comitato di Riva Vena. L'arte di stare bene insieme, e naturalmente una frase che si addice anche a Michele Siviero e agli artigiani. Da subito avete colto naturalmente quella forma piacevole di collaborazione, perché questo possiamo dire, questa zona è proprio il cuore della città. Beh, Riva Vena da sempre, già il nome Vena vuol dire sangue di questa città. Purtroppo per tanti anni è stata abbandonata a se stessa e faceva veramente male passare di qua e vedere questo abbandono, il totale. Poi quando hanno fatto il rinnovo delle fognature, che hanno messo interrato tutto il canale, veramente faceva morire il cuore. Poi pian pianino sempre peggio, con la chiusura delle varie attività economiche, quindi quelle artigianali e commerciali, ha fatto il resto. Poi la buona volontà di Diego e di altri ha voluto sì che questa zona si rivitalizzasse, soprattutto con maggior controllo grazie alle telecamere, che tra poco speriamo che vengano messe in funzione in modo che diventi ancora più sicura. Io ringrazio il Comitato che si impegna quotidianamente, perché vediamo proprio anche in questo periodo di Marcigliana che sta veramente crescendo e sarà veramente il primo passo per diventare la contrada di Santa Maria, penso, no? Perché manca da sempre, quindi ecco, è ambizioso, però si può cominciare da qualche parte. Ecco, poi passo passo, come avete fatto un buon lavoro per il resto, come pulizia dei canali e tutto quello che è stato fatto, sicuramente porterà a un incremento. Ecco, l'importante è di esserci. Qua ci siamo, quindi complimenti a Diego, complimenti al Comitato e complimenti a tutti noi che ci lavoriamo.
A livello di metafora calcistica, Diego ha sempre usato appunto una terminologia, è un po' come avere la maglia della nazionale quando si gioca appunto per la propria città, e i sostenitori lo dicono sempre: non sarete mai soli. Io credo che Diego non abbia mai avuto la sensazione di essere stato solo. Dici il vero, dici il giusto, e da forza, da grinta, e la squadra è grande, ed è vero quello che dici, è così. Grazie ancora. Linea che può tornare allo studio, grazie.